confidato che avevo letto il suo primo libro, Terroni, e non vi nascondo che chiaramente ascoltandolo poi dalle sue parole, no, con il suo modo di spiegare le cose con calma e con anche con una certa freddezza. Però sono temi, insomma, che devono un po' scuotere la coscienza. In effetti, il tema principale che verrebbe spontaneamente da dire, ok, va benissimo, cosa dobbiamo fare? Quale sarebbe la conseguenza di una spiegazione dettagliata, documentata? Ed è proprio nell'ultima affermazione, no? La ribellione. Ribellione. Facile a dirsi, molto più difficile da concretizzarsi in uno Stato democratico, in uno Stato che sappiamo nell'analisi che ha fatto fino aprile ha subito sicuramente questa sudditanza e questa sindrome di Stoccolma, perché di fatto di questo si tratta di una sindrome di inferiorità che in tante anche politiche dello Stato. È quasi una concessione quello che viene dato al Sud. Sapete, per esempio, sul PNRR è stata forte la battaglia per ottenere una parte più importante delle risorse proprio nel centro e nel Sud Italia. Anche perché è inutile nascondersi, senza il Sud, se il Sud dovesse ripartire, è chiaro che si realizzerebbe quello che è il moltiplicatore che in economia viene studiato insomma, per chi studia o ha masticato un minimo di economia nel sud, il moltiplicatore economico avrebbe un'esplosione molto molto forte. Però a questo devo aggiungere una responsabilità, mi ci metto anche io, della classe dirigente, della classe politica, perché non siamo troppo spesso capaci di realizzare quell'effetto moltiplicatore che invece segue altri rivoli. Quindi l'economia si gonfia, ma soltanto per alcuni e non per tutta la comunità. Questo è quello che io noto e che ho potuto vedere dalla mia esperienza e da quello che mi accingo anche a, spero, a realizzare. E sicuramente una delle cose che più dovrebbe spingerci a cambiare passo è proprio la memoria, il passato. E in quello che diceva Pino Aprile, insomma, mi ritrovo completamente. Quindi, al di là di tutto e al di là di quello che possono essere le giuste considerazioni, io vi saluto, vi ringrazio. Purtroppo vi devo salutare perché non me ne vogliate, ma è così, devo spostarmi in un altro luogo del nostro Molise, che in collegamenti non è che brilli poi tanto. E quindi vi saluto, vi auguro ovviamente di un buon proseguimento e grazie per le interessanti note e gli interessanti aspetti che sono stati in qualche modo spiegati ed osservati. Grazie. Grazie, grazie a tutti.